Buongiornissimo a tutti quanti. Allora, rieccomi ritornata con un nuovo video. Volevo realizzare per voi questo video sull'organizzazione personale, l'organizzazione lavorativa. Sapete che, appunto, essendo appena uscita dall'università, ho sempre realizzato questi contenuti qui, in merito appunto all'organizzazione, soprattutto sullo studio, eccetera. Un po' mi mancavano questi video, però volevo farvi vedere semplicemente come sta mutando, comunque sta cambiando la mia organizzazione. Sentite un rumore molesto, è il robottino che sta andando di là in camera, anche perché stamattina, prima di iniziare a registrare questo video, ho fatto un sacco di cose, cioè ho sistemato casa, ho preparato la lavatrice, lavato i piatti, insomma. Quindi ho deciso di ritagliarmi un po' di tempo per parlarvi un pochettino della mia organizzazione. Se volete andare a vedere i miei precedenti video sull'organizzazione, soprattutto in merito allo studio, io vi lascerò qua sopra le schede e anche nell'info box tutta la serie di video che ho realizzato appunto sulle varie agende. In questo periodo qui, o comunque nell'ultimo periodo, dato che comunque è un annetto che io lavoro, diciamo che la mia organizzazione è cambiata totalmente. Si è un po' tramutata anche un po' sul digitale. Ovviamente, nonostante il digitale, io ci tengo a dirvi che utilizzo lo stesso ancora il cartaceo. Questa prima agenda è la mia agenda principale, dove fondamentalmente ci metto la parte lavorativa, ed è appunto un'agenda della Moleskine. Questa agenda è un'agenda settimanale da 18 mesi. Io di solito inizio sempre le nuove agende nel mese di settembre. Seguo molto l'anno accademico, ok, che sia elementari, medie, liceo, università. Non prendo mai un'agenda che parte da gennaio, tendenzialmente, perché mi piace così. Per me l'anno inizia insomma a settembre e finisce ad agosto, lo so, è una mia para mentale fondamentalmente. E niente, questa qui è appunto un'agenda settimanale che vi ho fatto vedere e stra rivedere 850.000 volte. C'è da dire che rispetto a un tempo che ero molto più precisa, vi faccio vedere tipo una pagina a caso, in questo periodo qua soprattutto veramente le cose le scrivo molto alla buona, ammetto. Veramente fanno schifo queste pagine qui. Questa per me è molto funzionale. Io diciamo che lo organizzo soprattutto col lavoro, dato che faccio fondamentalmente tre lavori diversi. Io faccio anche fatture, devo fare le fatture. Questa per me è una grande impresa, fare le fatture. E quindi comunque sia mi scrivo tendenzialmente tutto. Un tempo ci mettevo anche tutta l'organizzazione della parte dei video, tutta l'organizzazione anche a livello di YouTube, Instagram, però una dottoressa a fine, insomma, dicembre mi ha regalato questa agenda qua. Non è assolutamente sponsoring, ci mancherebbe, dato che lei mi hanno regalato questa agenda, ma io in realtà faccio tutto sul digitale, la vuoi? Perché sennò, cioè, la butterei, ma è un peccato, insomma. Un'agendina, anche questa, con un quadro settimanale, come potete vedere. Niente, qua dentro ci metto pubblicazioni di post di Instagram, anche se spesso non sono, cioè sto cercando di concentrarmi, però metto la pubblicazione, che ne so, di foto dei post tendenzialmente, o dei reel su Instagram, piuttosto che anche la programmazione dei video che vanno su YouTube. Principalmente questa agenda qua è dedicata a YouTube, alla creazione di contenuti, idee, cioè di solito che ne so, devo creare per esempio questo video, allora me lo scrivo oggi, avevo tempo, ok, assolutamente, me lo organizzo un attimo, mi faccio una mini scaletta, anche solo un'idea, e niente, quindi tendenzialmente questa qui la utilizzo appunto per la parte, diciamo, digitale, social, YouTube. Poi questa agenda qui invece l'ho presa da Tiger mesi fa, in realtà, dato che noi tendenzialmente utilizziamo le lavagnette che abbiamo sia sul frigo che anche sul muro di là per casa, però almeno ci rendiamo conto di quello che facciamo, che manca, quello che magari bisognerebbe fare un po' più spesso. Quindi tendenzialmente tra le lavatrici, il pagamento delle bollette, piuttosto che la spesa, eccetera, sempre cose riguardanti alla casa. Così la visione dentro. Con questa organizzazione qui mi trovo abbastanza bene. Devo dire che dovrei sistemare un po' di più questa agenda. L'agenda della Moleskine sicuramente è un'agenda che io consiglio anche agli studenti, soprattutto universitari. Non so se al liceo potrebbe essere utile, perché io mi ricordo, però vi parlo poi di una marea di anni fa, io al liceo utilizzavo la smemoranda. Ho sempre utilizzato la smemoranda al liceo, alle medie, quindi non so, a me serviva comunque un'agenda giornaliera, perché comunque si scrivono i compiti, eccetera. Però so che la maggior parte dei ragazzi comunque si è anche un po'
evoluta, cioè non come noi che appunto utilizzavamo sempre la Smemo, tanti so che comunque utilizzano anche la Moleskine. Ce ne sono di vari modelli della Moleskine, dall'agenda settimanale all'agenda giornaliera, quindi in base alle vostre esigenze, secondo me ad oggi, io ne ho provate tante di agende, l'agenda Moleskine è la migliore secondo me a livello proprio di organizzazione, soprattutto perché la parte dell'agenda settimanale che io ho ha un'agenda, ha la parte sinistra suddivisa in settimane e poi la parte destra dove sei libero di scrivere quello che vuoi. Tendenzialmente scrivo le cose che magari non hanno una data, ma non hanno una certa scadenza, però sono dei promemoria che io devo tenere, oppure mi scrivo la fattura, tendenzialmente queste cose qui. L'ultima parte di cui vi volevo parlare è la parte digitale, e questa però è diciamo legata ovviamente a chi ha dei turni, diciamo così. Io non ho dei propri veri turni, però avendo tre lavori diversi mi devo segnare le ore eccetera, cose che faccio, e io già che ci sono giornalmente mi sto impegnando, mi sto mettendo proprio quanto guadagno al giorno, perché poi dopo mi perdo con le varie fatture. Quindi questa applicazione si chiama Shift, ha un'icona blu che sicuramente vi metterò in sovraimpressione, farò vedere poi dentro sicuramente, vi metto proprio degli screenshot in cui vi faccio vedere. Io fondamentalmente mi sono creata dei modelli in base al tipo di lavoro che faccio, che io faccia la mattina lavoro in un poliambulatorio, il pomeriggio in un altro, poi a volte vado a fare appunto questi tamponi in un altro centro. Potete modificare i modelli, colori, le icone, ci sono tantissime cose che potete mettere, e dentro ogni giorno potete mettere anche le note. Io dentro le note fondamentalmente metto quanto guadagno, perché così non mi perdo con le varie fatture. Questa applicazione l'ho rivalutata tantissimo, perché prima l'avevo consigliata al mio fidanzato, poi lui ha continuato ad utilizzarla, ma l'usa proprio anche come sorta di sua agenda. Io l'avevo scaricata ma poi l'ho cancellata, perché avendo prima i turni in ospedale, fondamentalmente guardavo la griglia dei turni, cioè era inutile per me metterli là dentro. Ad oggi con la libera professione questa applicazione la trovo davvero davvero utile. È utile anche per chi magari lavora metà in ospedale e metà fa partita IVA, perché così almeno vi tenete conto un po' delle ore, vedete un po', non lo so, è a livello proprio di ore. È più facile fare il calcolo per me. Io mi trovo davvero benissimo con questa applicazione, che vi super consiglio. Ce ne sono tante in realtà nell'Apple Store, però ad oggi penso che questa sia una delle migliori. Volevo farvi vedere appunto come organizzo in generale, insomma la mia vita lavorativa / personale. Se volete dei video specifici nelle varie agende fatemelo assolutamente sapere, e se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Spero tanto di avervi dato uno spunto e di esservi stata utile.